Sono sempre molti gli investimenti previsti sempre a Terranuova nel sociale, il punto con Katia Faleppi. Nell'ambito del bilancio di previsione 2012 di Terranuova c'è ampio spazio a diverse opere pubbliche concernenti più settori. Grandi investimenti giungono per più di 1 milione di euro nell'ambito delle strutture scolastiche. Andremo a fare delle opere all'interno della scuola media, all'interno delle scuole elementari, per circa 1 milione di euro che la nostra amministrazione è riuscita ad ottenere da un finanziamento dal Ministero. Verranno messe a norma tutte le ambienti interni delle scuole. Interessate poi le tante frazioni cittadine anche da questo piano a seguito del bilancio partecipativo che ha avuto grande interesse da parte degli abitanti di ogni singolo borgo, dal Parco delle Rimembranze di Campogialli all'ex Scuole delle Ville, molte le ristrutturazioni, mentre per il centro sarà completato l'anello della pista ciclabile e il palazzo comunale vedrà la risistemazione del tetto. In controtendenza poi con la necessità di ridurre le spese va invece il settore del sociale che vede un aumento di spesa di circa 50.000 euro. Invece di tagliare, abbiamo deciso di investire ulteriori 50.000 euro che andranno a cercare di aiutare quelle persone che non ce la fanno magari a pagare le bollette oppure per l'integrazione affitti. E non dimentico mai di dire che la situazione è abbastanza difficile.